Buonasera e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Fire Ash. La storia principale è ormai finita e stiamo risfidando i personaggi principali all'interno di questa parte extra, che è praticamente il post-game del gioco. Ora, bisogna tornare ad Hoenn per concludere appunto la parte in cui sfidiamo gli amici di Ash. Nelle scorse due parti abbiamo sfidato in totale 8 amici di Ash, abbiamo risfidato 8 amici di Ash, tra cui Misty, Lucinda, Vera, Brock, eccetera, eccetera. Ora torniamo ad Hoenn, perché tocca sfidare, andando a Lidikov City, un'altra amica di Ash. Vogliamo? Allora, vediamo se becchiamo subito Lidikov, dov'è? Perché io vi confesso che i nomi in inglese delle città fuori da Kanto non me le ricordo. Questa non è. Eccola qua, Lidikov City. E vediamo un po' di cercare. Vediamo un po', vediamo un po'. Eccola qua, Serena. Allora, noi che abbiamo come Pokémon, vi faccio vedere che questo è il Dream Team che ho assemblato mettendo insieme, diciamo, quelli che per me sono i Pokémon più belli da usare e più forti di Ash. Quindi Heracross, Charizard, Donphan, Sceptile, Greninja e Pikachu. Ok, sono praticamente uno di Kanto, uno di Johto, anzi due di Johto, Donphan e Heracross, uno di Hoenn e uno di Kalos. Allora, direi di iniziare con Sceptile, che deve farsi un po' di livellini, eh? Dai, salve Serena. Gracial, non è bellissima Hoenn? Ho imparato tanto da quando sono venuta qui. Permettimi di dimostrartelo. Sì, come vi ho detto anche nello scorso episodio, i dialoghi sono più o meno tutti così, eh? Allora, lei manda in capo Bryxen. Abbiamo scelto male. Abbiamo scelto molto male. Cambiamo Pokémon e mandiamo in campo Greninja immediatamente. Ok, lui, anzi, lei usa Fire Blast, non ci fa nulla, andiamo di Surf. E addio Bryxen. Eccoci qui. Poi, Pancham. Contro Pancham, che è di tipo lotta, io continuerei ad usare il nostro buon Greninja ed andare di Extra Senso. Super efficace e addio, caro Pancham. Perfetto, poi Sylveon, tipo folletto. Bene, sappiamo che il tipo folletto deve giostrarselo il nostro buon Donphan, a cui abbiamo insegnato Venen Puntura. Quindi, Poison Jab, vediamo quanto danno gli fa. Un buon danno, indubbiamente. Andiamo ancora di Poison Jab, siamo più veloci di Sylveon. Com'è possibile questa cosa? Il Quick Claw non si è attivato, a meno che si sia attivato senza mostrare il messaggio, quindi buggato. È stato fantastico, anche per me. Questa battaglia è stata così divertente. Se lo dici tu, allora, a questo punto, riponiamo dove c'è il nostro carro teletrasporto per le regioni, ovvero qui, a Little Root Town, perché si deve tornare in una zona, ecco, che abbiamo visitato ultimamente, ovvero Alola. E qui ad Alola sapete che ci sono parecchi amici da risfidare, eh? Allora, passiamo nel letto così ci curiamo. Ecco fatto. E andiamo da questa parte. Allora, iniziamo con Suiren. Quindi andiamo a casa di Suiren. Allora, possiamo metterci la bici finalmente qui ad Alola senza avere quel Rotom Dex fastidioso. Ecco qui. Quindi andiamo da Suiren. A casa di Suiren dovrebbe essere. Vediamo un po', cerchiamola. Qui sotto, questa. No, Mallow. Forse più sotto ancora dove c'è l'acqua. Dovrebbe essere qui lei. Eccola qui. Abbiamo Sceptile davanti, sì. Bene, Suiren. Resa dei conti. Gracial, che sorpresa. Mi hai presa appunto, mi hai incontrata poco prima che stessi per salpare di nuovo. Potrei fare una pausa e sgranchirmi le gambe. Va bene, vai, sgranchisciti. Mentre distruggo i tuoi poveri Pokémon, cara Suiren. Che manda in campo Lapras. Ok. Andiamo di Mega Evoluzione e Leaf Blade. Non è comunque riuscito a resistere e mi ha one shottato con gelo raggio. Beh, complimenti, Lapras. Complimenti davvero. Allora, andiamo di Greninja, che deve farsi un po' di livellini rispetto al resto della squadra. Andiamo di Dark Pulse. Perfetto. Battle Bond e Greninja si potenzia. Poi Primarina.
Sì, cambiamo Pokémon contro Primarina e manderei in campo. No, beh, lasciamo Greninja, dai, lasciamo Greninja. Va bene così. E andiamo di Dark Pulse. Ah, è poco efficace, mannaggia lei. Ma cos'è, tipo acqua folletto, magari? Extra senso. Ok, mi fa già più male. Vai, extra senso di nuovo. E addio Primarina. Perfetto. Ed infine Sandy, che è Sandy esattamente, ha il suo Eevee. Andiamo di surf. E abbiamo tirato giù anche Eevee. Washed out. Beh, penso che sia tempo di tornare in mare con mio padre. Vada, vada, vada in mare con suo padre. Ora, curiamoci Pokémon, dato che il nostro Greninja, anzi Sceptile, scusatemi, è stato disintegrato da Swirren. Ed ora dobbiamo andare invece, bag, via bicycle e andiamo alle rovine della vita, perché lì c'è un'altra persona che ci aspetta. Sto saltando un po' da una parte all'altra, non sto facendo un percorso ottimale perché va bene anche così, cioè non c'è fretta. Ah, qui dal Pagnola Ranch, se non sbaglio per le rovine della vita si va giù, sì, eccoci qua, e siamo qui con Kyawe. Quindi lui avrà sicuramente dei Pokémon di tipo fuoco e noi useremo Greninja. Salve. Allenarmi con Olivia è stata un'esperienza abbastanza tosta. Potrei essere abbastanza bravo da poter ti battere ora. Non ne sono convinto, però vediamo. Vediamo come sei messo, Kawe. Ecco Charizard, che si beccherà un bel surf in faccia. Niente, ancora troppo scarso il povero Kawe. Eccoci qui. Poi Turtonator, lasciamo Greninja e andiamo di surf di nuovo. Ora gli attacchi speciali ce li ho, eh. Tutta l'ola quasi senza attaccanti speciali è stata tosta. Ora con gli attaccanti speciali vedete com'è più facile disintegrare tutto. Ok, abbiamo battuto pure Kawe. Ora possiamo andare invece di nuovo a scuola. Vai, Route 1. Dove possiamo trovare Chris? Vediamo se lo trovo, eh. Qui dove c'è il coso, no? Qui dentro la scuola c'è Chris. Sei di qui magari? Nope. Cerchiamolo all'interno della scuola. Vediamo se è di qua. Eccolo. Allora, lui inizia con Togedemaru. Quindi andiamo di Bonphan come primo Pokémon. Salve Chris. Il Moss Deep Space Center è stato incredibile. Sono contento che Molian mi abbia portato lì Moraine. Non so chi sia Moraine. Ma probabilmente tu vuoi una sfida. Beh, suppongo che si possa fare. Andiamo, andiamo, Chris. Ah, solo due Pokémon hai? Ma sei una pippa. Beh, Togedemaru si prenderà un bel terremoto in faccia. E si protegge. Ora però non più. Ah, ti sta bene. Addio Togedemaru. E Vikavolt. Vikavolt è tipo elettro coleottero, se non sbaglio. Lasciamo Donphan. Oppure elettrovolante, boh, non lo so. Facciamo Rock Slide comunque, che gli fa sicuramente male. Segno raggio ci fa abbastanza, sì. Rock Slide fallisce purtroppo e qui Donphan si è scelto la sua sorte. Ha scelto di morire malamente. Allora, mandiamo in campo Sceptile. E usiamo Leaf Blade. Ah, peccato, speravo di poterlo tirare giù in un colpo. Allora, mandiamo in campo Greninja. Eccoci qui e andiamo di Ice Beam. Perfetto. È stato bello. Beh, se lo dici tu. Sto tornando dentro, ci vediamo più tardi. No, non ci vedremo mai più, Chris.
A questo punto possiamo uscire dalla scuola? Ah, già che c'ero potevo curarmi, ma più fa niente, tanto dobbiamo tornare da Wally, quindi ci passiamo davanti al centro Pokémon. Bicicletta, andiamo. Ed ora manca l'ultima amica di Ash, anzi la penultima amica di Ash, però l'ultima che troviamo qui a Dalola. Eccoci qui, andiamo un attimo al centro Pokémon. Ecco qua. E andiamo nel ristorante di Ibis. Perché qui dentro potremo trovare Ibis. Lei combatte con Tsarina, quindi direi di usare Sceptile. Eccoci qui. Salve. Ho creato qualcosa di piccante. Vuoi provarlo? Potrei avere bisogno di una pausa per sgranchire le gambe. Ok. Come vedete, i dialoghi sono abbastanza gli stessi per tutti gli allenatori. Allora, Tsarina contro Sceptile. Io farei Mega Evoluzione e Ixisor. Ok, buon danno. Di nuovo Ixisor. E addio, Tsarina. Perfetto, Sceptile a livello 62. Troppo sale? Non credo. Bene, abbiamo tanti piatti da farti gustare. Allora, se non sbaglio, poi voglio provare questa cosa. Tutti gli allenatori possono essere risfidati quante volte volete. Vedete? Basta uscire e rientrare dagli edifici e riparte la sfida. Quante volte volete. Può essere un buon modo, per esempio, trovare un allenatore che dia tanti punti esperienza per poter allenare magari i Pokémon al posto di usare i Pokémon selvatici dell'erba alta. Questo sarebbe un ottimo modo per allenare i Pokémon per il Living Dex, per esempio, no? Ovviamente non con un'allenatrice che ha solo un Pokémon, scarsa come questa, però con un allenatore con 6 Pokémon non dovrebbe essere male. Allora, bicicletta, grazie. Ed ora si torna dove tutto è iniziato, a Kanto, per andare a sfidare l'ultimo amico di Ash. Nel prossimo episodio inizieremo con un'altra categoria di sfidanti, ovvero i rivali di Ash, o comunque i nemici. Nemici e rivali. Quindi andiamo a Kanto. E da Kanto possiamo finalmente volare di nuovo. Ed andiamo all'Isola Cannella. Isola Cannella dove abbiamo Lilia e Iridio. Salve, Lilia. Glaciale, sono contenta di vederti. Madre, fratello ed io stiamo cercando nostro padre. Vorresti fare una battaglia? It's the last I can do since you came so far. È il minimo che posso fare visto che sei venuto così lontano. Assolutamente sì. Andiamo quindi a sfidare Lilia che manda in campo di nuovo Snowy. E noi con Sceptile faremo Leaf Blade o Ixisor. Vabbè, abbiamo Sceptile quindi è inutile stare a sostituire il Pokémon. Anche se non è ottimale come battaglia, tiriamolo giù con due Ixisor. Con tre Ixisor. Perfetto. Ecco fatto. È stato divertente. Beh, se lo dici tu. A questo punto, ragazzi, io entro qui dentro. Mi do una curata ai Pokémon. Ecco qui, quell'Arcanine lì è un po' stiracchiato, come vedete, quello lì nel teletrasporto. E qui io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!